Piggio, Che, che ci ospita e che tanto mh, ci aiuta perché eh, ha fatto dei prodotti rispondenti alle nostre esigenze, ci cioè hanno chiesto a noi come e che cosa manca per integrare partendo dal presupposto di, di, di quello che abbiamo detto stamattina e che diciamo ogni volta. E, chiaramente ci ospita, quindi io mi sono posta. A, a dirvi come sono fatti i loro prodotti e come si devono usare. Allora, prima di tutto, i loro, i loro prodotti per il gastrointestinale rispen, rispondono alle esigenze che noi abbiamo di aiuto al, al nostro paziente. Quindi per completezza ho fatto una cosa tipo una presentazione così che voi se glielo chiedete vi danno tutto e riuscite anche ad avere eh, la memoria di quello che si dice. Questi sono tutti i sintomi che il paziente eh, presenta, questi sono quello che la, il medico dà. Ma allora prova questo, ora prova questo, ora prova questo. Come vedete, cose completamente diverse. E alla fine... Se proprio non risponde a bene, oh, oh, scegli, un, scegli un tavolo vicino al bagno, nel senso che se poi non si riesce a trovare un aiuto e quello ti dice io non posso più mangiare che poi devo scappare al bagno, e allora... O non, o non vai più fuori o scegli, vuol dire che la patologia gastrointestinale anche se disfunzionale e io ritengo che non è mai banale neanche la disfunzione però è condizionante è condizionante nella nostra posizione sociale quindi è tanto importante che la medicina integrale proponga dei farmaci fatti bene dei farmaci, dei farmaci naturali, quindi prende degli integratori, li prende titolati e standardizzati, li mette in armonia dentro una formula in modo tale che con un integratore tu possa prendere le varie fasi delle problematiche, perché abbiamo detto che ci sono tante... Tanti eh, fattori che condizionano il sintomo intestinale e agire solo su uno o solo su un altro vuol dire non fare il bene del paziente, vuol dire fare un lavoro parziale. Quindi. A parte la terapia dietetica, qui si dice quali sono le evidenze, il fitoterapico ce ne sono tantissimi. Perché? Perché nella gastroenterologia, nei disturbi intestinali, la fitoterapia l'ha sempre fatta da padrone. Io ho iniziato, ho fatto la laurea 32-33 anni fa e avevamo due farmaci per il gastrointestinale e poi nient'altro. E adesso abbiamo due farmaci per il gastrointestinale, il si è aggiunto il farmaco biologico. Quando si deve dare e nient'altro, quindi vuol dire che se una persona come me ha tanti pazienti e vuole dare una risposta di qualità al paziente, si è dovuta andare a studiare altro. Quindi fare una giusta integrazione per aiutarli. Ed ecco qui il loro prodotto che si chiama DualCol: è un prodotto fitoterapico dove sono associati varie cose che abbiamo visto molto importanti. Parliamo prima di tutto dove sta? Le, della Bosvelia. Una bosveglia titolata e standardizzata con un alto contenuto di acidi bosvelici. È uno sfiammante importante, è uno sfiammante importante per l'intestino. Quando l'intestino dà, dà disturbi anche alla prostata, glielo diamo e facciamo due lavori con una sola compressa. Quando dà, dà disturbi alla cistite, gli diamo una cosa importantissima perché lo sfiammiamo. E così come Malva e, e, e Timo, che sono degli antinfiammatori da contatto. Quindi incominciamo a dargli questo: melissa, comino, timo sono degli oli essenziali che aiutano eh, come coleretici, con, con la GOG, cioè diciamo come erbe carminative, quindi aiutano quello che può essere un, eh, un fattore digestivo che, che deve essere sostenuto. glutamina perché la, la tensione della glutammina sulle tie junction è proprio evidenziata. Ericinum, cioè il micoterapico che tanto eh, tanti studi abbiamo sempre per il mantenimento della tagging junction. poi tarassaco e non ultimo il sodio butirrato. Eh, io stessa dico il butirrato serve quando non c'è una, eh, una flora batterica in equilibrio, ma abbiamo visto che quando ci sono disturbi gastrointestinali, comunque IBS, sì, e la flora non è in equilibrio allora. Intanto che noi riusciamo a rimettere a posto questa flora, intanto diamo anche noi un'integrazione di butirrato, perché il butirrato spiamma, nutre l'endotelio e rafforza le tag junction quindi in una sola compressa voi avete tanti principi che rispondono esattamente a tutti i target che abbiamo visto perché il sistema gastrointestinale è un sistema complesso come ha detto il dottor Sansone non solo l'immunità è un sistema complesso ma anche il gastrointestinale è un sistema complesso. E quindi qui vi ritrovate le, le principali caratteristiche e qui vi trovate quello che fa da pandana al dualcol, cioè il dualcol fermenti, che vuol dire che si possono prendere separati, ma in un, una buona integrazione per il sistema gastrointestinale, tu come ti prendi cura del bioma, cioè dell'ambiente, così devi prenderti cura del microbiota l'integrazione del microbiota può essere selettiva o completa questa è un'integrazione completa c'è il lattobacillo, c'è il bifidobatterio c'è il saccharomyces e ci sono i betaglucani che vuol dire? Il saccharomyces ci dà un aiuto sulla parte della candida e poi eh, è molto utile nelle diarree acute quindi questo è un principio che noi possiamo utilizzare benissimo nelle diarree sia del viaggiatore che in prevenzione quando ce ne andiamo a Bali oppure quando abbiamo una diarrea infettiva due al giorno per cinque giorni non solo stronchiamo immediatamente il sintomo diarrea bene senza dare i modium o roba schifezze di altro tipo, ma rimettiamo nel nostro intestino quello che il virus ha ucciso, perché il virus uccide sia il microbioma che l'enterocita. Quindi diamo la possibilità di non far entrare nel nostro organismo germi cattivi che Siccome sono in minoranza non fanno male, ma quando si trovano in maggioranza perché abbiamo avuto una disbiosi da infettiva fanno male. E poi c'è una integrazione selettiva di lattobacilli. Qui hanno voluto stupirci con effetti speciali e hanno messo i lattobacilli che i ginecologi in sala o comunque le donne riconosceranno come quelli presenti nel microambiente vaginale in equilibrio. Quindi quando si dà il caprigin Quando c'è una disbiosi alta perché abbiamo bisogno dei lattobacilli per acidificare e se c'è una donna io gli do questi perché? Perché contemporaneamente se c'è una disbiosi c'è un'alterazione anche della sfera urogenitale. Quindi io gli sto dando esattamente i lattobacilli che gli servono. Quando? Quando aspetto un bambino. Perché quanto è importante il, la contaminazione che il bambino ha nel canale del parto? Quello che a mamma in vagina il bambino prende. Allora, abbiamo visto che in vagina se c'è una, una vaginosi batterica, quindi un'alterazione completa del eh, microambiente vaginale, c'è parto prematuro, c'è PROM, quindi rottura prematura di membrane. E il bambino, quando nasce, quel microbiota si prende, è tutto in salita poi per quel povero bambino. Mentre se a una nostra paziente o a noi stessi o a nostra figlia consigliamo di fare un'integrazione anche in gravidanza, noi mettiamo eh, a, in sicurezza l'ambiente vaginale anche per il nascituro. Quindi, questo è un ottimo prodotto non solo per il gastrointestinale, ma anche per il ginecologo. Eh, io, io personalmente mi, mi regolo a seconda dei difetti che hanno, cioè quando loro vengono per, da me perché hanno un problema di gastrointestinale da subito. Alle, tutto, sempre. Almeno una settimana al mese o due all'inizio quando, quando hanno problemi. Altrimenti, appena ho l'occasione, appena la pancia vedo al mio paziente, dico: Ma perché non prendi questo? Che... Ed è una cosa importantissima, io ci credo molto, lo, lo faccio sempre. Il Fibro Pass invece è una cosa molto molto eh, importante per la pulizia del bioma. Noi sappiamo che se dobbiamo fare una bella fiera in una piazza, se mettiamo le bancarelle senza pulire la piazza, la piazza non la puliremo mai. Allora, il Fibro Pass è una pulizia da scrostamento, si chiama, cioè a pectina di mele e rabarbaro. Che vuol dire? Pectina di mele sono quelle fibre solubili che poi faranno anche parte dei prebiotici. Quindi li facciamo progredire come con lo spazzolone di saggina e la paglia, con tanta acqua, perché è chiaro che la prima cosa è consigliare di bere di più e e facciamo così una pulizia e diamo un, un nutrimento giusto al microbiota quindi questo piuttosto che un macro goal che è una cosa sintetica richiama acqua fa massa le persone già hanno meteorismo scoppia quella pancia perché non utilizzare la pettina di mele che è la fibra più gentile e più idonea per la pulizia e quindi anche per vincere una stitichezza la mela al giorno toglie il medico di torno questo è il nostro peccato che non vedo Mattia, è il nostro nonno, ci odia fa sempre, no? E quindi ecco qua perché, perché la mela oltre alla pettina c'ha altre cose, ma la pettina. E poi c'è la barbola e il carcioco che servono proprio per aiutare la progressione di queste fibre che gli stiamo dando. Allora, vediamo il protocollo. Il protocollo, una compressa di due alcol. Al giorno per sfiammare se io ho la mia paziente che ha una colprotettina piuttosto alta, ma non di 1000, quindi non una calprotettina che io sospetto eh, una IBD, quindi già una patologia infiammatoria andata oltre, ma una calprotettina borderline: 200-300. È una cosa importante andare a sfiammare perché l'infiammazione fa tumore. Okay? L'infiammazione poi spicca il volo tutto all'improvviso. Quindi io Posso regolarmi e dargli una, eh, un fitoterapio stiammante il dualcol, lo posso dare all'inizio due volte al giorno, faccio fare un mese, due mesi, questo chiaramente a discrezione clinica del paziente, di quello che voi ritenete avendo visitato il paziente, e poi una al giorno. Il FibroPass due compresse la mattina con molta acqua e il magnesio marino B6 la sera. Perché? Perché spesso... Una paziente soprattutto all'inizio quando IBS può avere un'impronta stitica e quindi io gli devo anche risolvere questo problema. Poi l'estitichezza potremmo fare un convegno di sette ore solo a parlare de delle diverse cause della stipsi. Però diciamo che se io faccio due compresse di fibropassa al mattino, il magnesio marino B6 la sera, che è un magnesio che ha carbonato e citrato, quindi che agisce sull'intestino, non si usa il magnesio marino B6 perché lei è astenica o perché eh, non dorme bene, perché si assorbe poco, lo utilizzo eh, per pulire proprio per questo, e questa è questa la sua funzione. E poi il dual col fermenti, una compressa al giorno per 10 giorni, oppure se vado a acidificare, perché ho visto che la paziente ha una disbiosi, una sibo, e quindi io devo almeno all'inizio puntare sui lattobacilli, all'inizio farò un'integrazione selettiva di lattobacilli, quindi farò caprigine una bustina al giorno per 7 giorni, a settimane alterne il primo e il secondo mese. Poi una volta a settimana, cioè una settimana per ogni mese successivamente. Per un ginecologo, per un urologo che deve aiutare la sua paziente a risolvere un problema cronico, questo è fondamentale, due settimane al mese per parecchio tempo. Perché? Perché il bioma voi non lo trattate, ma invece se volete applicare questo protocollo non farete altro che aiutare non solo il, 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 il risemina dei batteri ma anche l'ambiente quindi trattate il terreno e seminate L'epatoplus plus è qualcosa in più eh, vi ho detto che io potenzio molto adesso e stresso molto il discorso della digestione. Spesso eh, trovo degli alfa-elastasi eh, fecali bassissime, quindi il pancreas non funziona. Ma spesso trovo delle elastasi pancreatiche 320, 350, 400, e il normale dicono sopra i 200. Pensate che 300, 400 sia giusto? Per come mangiamo noi, no è sempre una digestione che piano piano incomincerà a non, a non digerire e a lasciare cibi parzialmente digeriti che infiammano l'epatoplus è un ottimo prodotto che, che insieme ad enzimi digestivi associa anche erbe eh, carminative cioè qualcosa che aiuta anche tutte le altre organi cioè la parte epatica della digestione che c'è non è splendida, cioè non, non deve fare chissà che la parte epatica nella digestione, però c'è e quindi questo è un prodotto che si può associare nel protocollo quando abbiamo effettivamente o la paziente ci dice che non digerisce più niente o abbiamo veramente fatto diagnosi di una cattiva gestione del, eh, del suo pancreas. Non potevamo eh, scordarci del sintomo reflusso perché il sintomo reflusso è sempre più presente, perché il sintomo reflusso non si cura con l'antiacido, perché il reflusso noi ci nasciamo, ci dobbiamo sempre chiedere perché diventa sintomatico. Perché noi ci nasciamo, noi non abbiamo delle porte stagne tra esofago e stomaco, tra stomaco e duodeno Okay? Se noi siamo, eh, a, pensiamo di risolverlo togliendo l'acidità, peggioriamo quello che probabilmente è il motivo per cui il paziente ha reflusso, cioè una problematica di ambiente, di bioma e di capacità digestiva. Mentre questo è un ottimo presidio che ci dà la possibilità di tutelare la mucosa, perché questo è un classico protettore di mucosa. Dove abbiamo messo plantaggine, altea e malva, che sono degli, degli sfiammanti e protettivi topici. Abbiamo messo la bromelina come sfiammante, l'olio ialuronico con la lisina, che serve per fare una patina e quindi per proteggere la mucosa, con il manganese rame, che sono due olio che servono proprio per modulare l'assetto infiammatorio. Quindi il Reflutech può essere utilizzato al bisogno oppure in terapia. Quanto? Amori miei, se io ho un paziente che ha tante medicine e soprattutto io gli sto facendo anche il protocollo dell'intestino, a me basta che lui lo prenda due spruzzi prima di andare a dormire perché mi faccia da cerotto liquido e quindi impedisca che il reflusso continui a danneggiare la mucosa perché... Basta un reflusso acido e il dolore nell'esofago c'è per 20 giorni. Come del resto, basta che voi vi fate una ustione con il, con il fuoco, che non serve che per 20 giorni il fuoco deve stare lì. Quell'ustione ci vuole il tempo che ci vuole per curarsi. Quindi, io devo praticamente impedire che altri eventuali riflussi, non, non parliamo neanche di iperacidità parliamo anche di normale gestione del reflusso normale però continui a dare insulti in una mucosa che in quel momento non è protetta se invece poi noi dobbiamo per esempio tamponare una grossa tosse secca e insistente come ci sono in questo periodo perché in questo periodo sono sono tutte patologie virali. I virus orofaringei sono virus che si replicano anche nel gastrointestinale, quindi è verosimile che all'inizio loro abbiano anche un reflusso iperacido, perché è proprio, vabbè, eh, non posso dire tutta la lezione, però sì, il virus determina un'iperacidità relativa. Allora, a questo punto noi possiamo fare anche uno spruzzo tre o quattro volte nella giornata proprio perché io devo impedire a questo paziente di continuare a tossire e di autoalimentare con l'irritazione la sua tosse. Può essere utilizzato anche così in modo assolutamente bellissimo e splendido anche perché il periodo è breve. Poi vediamo qui, eccolo qua. Poi mi hanno chiesto di parlare degli integratori. Io ho detto con Mattia che l'integratore di aminoacidi è fondamentale dopo una certa età e la sarcopenia è un nemico infido, non si vede, ok? E non si vede fino alla fine. E ricordiamoci, anche nei nostri genitori che hanno problemi di cuore, che il cuore è un muscolo e che tutte le medicine che noi diamo per aiutare l'organo Tolgono coenzima qu Q10, quindi tolgono anche al cuore la possibilità di riprendersi. Allora, nell'anziano niente latte, latte vegetale e amino life, che sono giusti equilibri di aminoacidi selettivi essenziali e semessenziali, ma di quelli che servono i semessenziali. Okay? L'amino life è un'ottima integrazione nelle persone anziane che incominciano a non perché da molto tempo non mangiano più il pesce, non mangiano più la carne e poi non... Eh? Non latte. No, dicevo non latte, perché loro, ma ne parlavamo con delle colleghe prima, fanno la zuppetta di latte. Allora, latte vegetale più l'integrazione di aminoacidi. Pensate sempre allo stato nutrizionale, ci sono un sacco di lavori che evidenziano che lo stato nutrizionale migliora la prognosi non solo nel postchirurgico e nel prechirurgico ma anche nelle malattie defedanti e nelle malattie di cuore proprio perché la sarcopenia è una vera patologia ed è una patologia misconosciuta. Sì ma anche per le proteine del latte. Sì. Perché allora io, io ragiono così: dopo una certa età c'è l'immunosenescenza cioè il sistema immunitario non è più brillantissimo. E il, le, le proteine del latte danno una certa induzione alla replicazione, non peraltro si danno ai bambini che devono crescere. Quando si è anziani, io levito, le ok? Proprio per questo. Poi, in periodi particolarmente defedati, le proteine del latte. Sono le migliori perché sono le più alte e più nobili, quindi noi possiamo anche fare un'integrazione diversa in periodi particolarmente di def eh, defedati con l'Amino Life Plus. Allora, l'Amino Life Plus è veramente una chicca. Perché? Perché eh, quando un paziente eh, sta a livelli proprio eh, super, super sottoterra, oppure quando uno sportivo ha esagerato col suo sport e quindi ha bisogno di essere ripreso, quando una persona anziana esce fuori da una convalescenza di una brutta malattia, tutto il suo metabolismo viene a soffrire perché soffre il fegato, soprattutto perché il fegato è impegnato in, in prima persona a sintetizzare proteine di fase acuta. Quindi sta lì a, a sintetizzare proteine per l'infiammazione e non fa più il suo dovere. In questa Minolife, se guardate bene, c'è tutto quello che serve per riequilibrare il metabolismo dei glucidi, dei protidi e dei lipidi. Inoltre c'è l'arginina che serve per il sistema immunitario e per il rinforzo dei muscoli, è l'idrossimetilbutirrato, che è una chicca importantissima perché questo noi lo formiamo dalla lucina, ma lo formiamo molto poco. Io invece te ne do qui parecchio e questo ha proprio un aiuto importante sul sarcolemma e sulle proteine del sarcolemma, quindi proprio per riabilitare una persona che è andata in sarcopenia, cioè che la, la cui la cui eh, zona muscolare, quindi massa magra, se n'è andata nel dimenticatoio e che ha sostituito la massa magra con la massa grassa. Io qui gli do tutto un riequilibratore dei tre metaboliti, gli do l'idrossimetilbutirrato che spinge verso la massa magra e gli do la maca. La maca è un adattogeno eccezionale. Per esempio questo è buonissimo per le persone che devono fare uno stimolo alla fertilità. Allora, le... la maga, la maga, <ride> dici, dici qual è la tua differenza? No, 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 no. Allora questa è una maga che va a dare, è un adattogeno, va a stimolare, ha dentro delle sostanze simili, androgeniche, anche se non ha nessuna molecola che in realtà è simile a un, con un ormone, però ha lo stesso tipo di induzione agli, come, come gli androgeni. Quindi è sicuramente una di quelle maghe che va a stimolare la massa magra, stimolare il metabolismo in senso anabolico e non catabolico. Questo non è un prodotto per dimagrire, a meno, che, a meno che io non lo voglia usare per compensare una dieta particolare, perché io potrei usarlo per esempio se io voglio dare per un breve periodo alla mia paziente una dieta o il digiuno intermittente, il digiuno intermittente che si è visto molto sfiammante da vari studi, soprattutto anche per l'infiammazione infiammazioni cardiovascolari, però poi va contro tutti i presupposti della eh, del giusto apporto proteico e quindi questo è un prodotto che per esempio potrei usare per quella situazione lì. Sono due misurini al giorno in acqua, in frullato e a seconda del momento in cui lo vogliate, volate, volete darlo ha un certo significato. Io qua levo tutte le cose che avevo messo perché se no si, si fa troppo veloce, eh, si fa troppo tardi e vi ringrazio per l'attenzione. Ok, allora qui ci stanno i, eh, i casi clinici. Adesso iniziamo la seconda sessione, una sessione pratica. L'autunno e sono cominciati i malanni di stagione, soprattutto con i bambini. <ride> Quindi ne sappiamo qualcosa. Allora, adesso è la sessione: dei casi di spunti. Il primo che invitiamo a relazionarci è lui Grazie. Dunque io all'invito ho risposto con un caso clinico che mi sembra interessante. Caso. questa è la freccetta. no è il caso di Rachele questo non è il mio non trovo la freccetta. la vedi? Provato, riuscito. Sì, è vero che di qua non riesco a manovrare. Con le freccine. Sì. E non si apre. Quindi è rimasto così. Signora che ha girato un sacco di oculisti per una blefara congiuntivite molto pesante che determinava questo edema delle palpebre imponente e, ed era caratterizzata da disturbi molto oninosi: bruciore, prurito, lacrimazione, eh, disturbi anche della vista. E infatti, la provenienza è oculistica. La signora che ha girato moltissimi oculisti alla al fine e ha dopo essere andata da oculisti universitari del nord Italia, molto blasonati, eccetera, è venuta giustamente all'oculistica territoriale. E quindi da oculista, la, mi ha consultato come allergologo, io ho proposto un esame citologico che è risultato interessante, aveva una modesta positività all'olivo che ovviamente non era correlato perché il dato di ogni, di ogni test non è il test in sé preso singolarmente ma è la correlazione del test con il dato che racconta il paziente con l'anamnesi e con i dati che ci trasmettono gli scienziati accreditati quindi queste tre voci ci devono correlare come mi ripeto ma è, diciamo è la linea guida della nostra attività giornaliera all'esame citologico della signora com comparivano queste formazioni che io francamente non avevo mai visto, però grazie a internet sono state identificate. Come vedete, sono ben diverse queste formazioni, vedete la semplicità della citologia, però la sua efficacia. Questo è una è un, è, un, è, una, come dire, è un prelievo dalla congiuntiva, quindi eh, frizionando leggermente lo scraper che si usa per la nasale, si ottiene nella coppetta si ottiene un, eh, un prelievo citologico che poi viene disteso delicatamente sul vetrino, colorato e osservato. Quindi, niente a che vedere col, con il reperto normale. Queste sono le cellule della congiuntiva bulbare che si riconoscono perché mancano del orletto a spazzola di quelle parietali, di quelle palpebrali. Niente a che vedere con queste altre formazioni che sono cellule squamose a cui sono adesi dei microbi, e niente a che vedere con i neutrofili, questo è un quadro patologico, però qualche neutrofilo si può trovare nel soggetto normale che fa il suo lavoro di sentinella, né come forma e men che meno come affinità tintoriale. Se noi integriamo queste informazioni col foglietto illustrativo, col bugiardino dei prodotti, che, eh, diversi prodotti a base prevalentemente di cortisone e antibiotici usati per uso topico su prescrizione oftalmologica dalla signora, questi bugiardini registrano puntualmente che in caso di. Eh, Di funghi. Infatti le formazioni eh, isolate, repertate, sono state eh, identificate come blastospore di candida albicans, quindi un effetto collaterale da eccesso di topici a base di cortisone in una congiuntivite che probabilmente è nata come microbica, poi il grattamento come sapete è devastante su questa, sulla congiuntiva che è molto reattiva proprio perché deve, deve proteggere un organo vitale come l'occhio. La terapia è consistita in lavaggi congiuntivali quotidiani e somministrazione di antimicotici per due giorni. Con azolo 150 mg per os per due giorni. Quindi il dato del paziente, il dato scientifico, la correlazione dei dati e mi sembrava un caso abbastanza interessante perché può capitare quotidianamente. Grazie. Hai caso? Qualcuno? O è abbastanza esaustivo? Abbastanza esaustivo ecco, sì. A volte però può essere uno stimolo ah, certo. a ulteriori riflessioni. Per esempio tu sei dovuto andare a consultare la letteratura. Allora, il, eh, adesso chiamo la dottoressa Tomaiolo per il suo caso clinico. Relativamente all'argomento diciamo, all di cui eh, questa mattina, correlati ovviamente a un difetto di barriera respiratoria nasale, il primo riguarda un paziente di 21 anni di sesso maschile eh, giunto all'osservazione con una rinite allergica persistente, quindi una positività al dermatofagoide intermittente, quindi con una positività alla parietaria. La sintomatologia lamentata dal paziente essenzialmente consta di una serie di sintomi che noi, Otorini, insomma, vediamo con una certa costanza: quindi, l'ostruzione nasale, una rinorrea mucosa retronasale non sempre presente, una tosse secca, soprattutto notturna o durante l'attività fisica, nei periodi eh, da eh, diciamo soprattutto novembre. E eh, maggio giugno alterazioni periodiche dell'alvo quindi gonfiore addominale feci semiformate. Attualmente il paziente è arrivato, eh, già eh, visitato prevalentemente da un altro specialista, ehm, che assume, aveva assunto un antistaminico di seconda generazione senza interruzioni, con un uso pressoché annuale, avendo la doppia componente allergica, mometasone intranasale. Eh, per sei mesi prescritti appunto da altro specialista. Ovviamente, dopo un'opportuna eh, sospensione di 10 eh, giorni della terapia prescritta, quindi un wash out ho effettuato una citologia nasale in ottobre 2021 che mostrava una flogosi minima persistente. Ora vedremo, eh, vi faccio vedere le immagini. E un altro particolare che il paziente riferiva era in realtà un'iperreattività bronchiale. Di grado lieve, intermittente, non in terapia, poiché aveva effettuato una spirometria ed era risultata ai limiti della norma. Come vedete nella citologia, il paziente presenta una serie di neutrofili ehm, distribuiti eh, in maniera pressoché ubiquitaria su tutto il vetrino e presenta anche una eh, prevalenza rispetto alle cellule ciliate eh, di cellule mucipare, quasi diciamo un'inversione del rapporto 5 a 1, che è quello che normalmente troviamo nella mucosa sana. Ecco perché ho deciso di stabilire eh, in questo paziente una terapia mirata, quindi una terapia della prima fase e una terapia poi successiva, per cercare anche... Un washout dalla terapia che il paziente effettuava annualmente senza nessuna interruzione, quindi cortisonica e antistaminica. Ho cercato di trovare un'alternativa, ma più che altro per ristabilire un po' eh, la sua funzionalità nasale eh, non solo a livello. C'è cioè un danno di barriera, quindi c'è una proliferazione. Delle cellule mucipare e, e ovviamente la presenza di cellule infiammatorie come i neutrofili. Ho utilizzato nel paziente prodotti a base di eh, acido ialuronico, in particolare lavaggi nasali arricchiti con acido ialuronico. Ho integrato con eh, come, come vi dovevo dire stamattina, era l'ultima slide quella eh, con omega 3 perché sono protettivi nei confronti delle membrane cellulari perché entrano proprio nel eh, metabolismo no? di fosfolipidi di membrana, la quercetina è un altro antiossidante che è utilizzato ultimamente nei pazienti allergici come terapia preventiva, tra virgolette, eh, nelle fasi allergiche, la PEA che è un'attività antinfiammatoria analgesica, quindi si è parlato stamattina eh, su tutti i livelli, quindi su tutte le membrane, su tutte le barriere, eh, ha tra l'altro anche un effetto modulante l'infiammazione, in particolare su TNF-alfa, interleuchine 6 e 8. E poi la vitamina D che come sappiamo ha una funzione assolutamente immunologica perché attiva i nostri linfociti T-helper. Qual era diciamo l'irrazionale eh, poi della terapia adottata? Eh, utilizzare in, anche in questo caso dei probiotici sistemici perché vanno a modulare la risposta infiammatoria attraverso la maturazione delle cellule dendritiche e promuovono uno shift TH2 e TH1. È un paziente allergico, quindi il suo assetto di base è TH2, cerchiamo di shiftarlo per ridurre in qualche modo l'infiammazione. Qual è la terapia che ho adottato? Sicuramente all'inizio ho utilizzato eh, il, gli acidi bosvelici, il tarassaco, quindi questa associazione eh, presente in commercio, ovviamente come vedete, è un'associazione. Eh, di cui parlava anche prima Rachele, eh, antinfiammatoria non solo da contatto, ma attiva su tutte le barriere, perché non è da utilizzare soltanto nella barriera respiratoria. E comunque il paziente aveva anche dei disturbi dell'alvo, quindi un alvo irregolare. Questo ci fa pensare che la sua infiammazione non fosse solo a livello nasale, ma anche della barriera intestinale. Ecco di qui la comunanza no? embriologica e quindi funzionale, anatomica una compressa due volte al dì per i primi 30 giorni, poi una compressa la sera per altri 30 giorni. Nel frattempo gli ho associato anche una terapia con eh, probiotici da utilizzare una scatola al mese per tre mesi e eh, la pea per via nasale, perché esiste un'associazione di pea e perilla oltre allo ialuronato di sodio, quindi che abbiamo detto prima, abbiamo nominato no, l'acido ialuronico con effetti antinfiammatori da utilizzare tre volte al di per tre mesi e poi gli ho aggiunto eh, diciamo una, com una componente antiossidante multipla che comunque agisce in generale sulle vie respiratorie per favorire il benessere eh, delle stesse. Ehm, per l'iperreattività bronchiale ho aggiunto anche un antileucotrienico, che il paziente non aveva mai assunto in alternativa o comunque in maniera concomitante all'antistaminico, eh, a cicli di due mesi. Poi della vitamina D3 complessata con la K2 per 20 giorni al D per 6 mesi e dell'acido ialuronico, come dicevo prima, anche per via eh, aerosolica. Che cosa eh, diciamo, è residuato da questo? Che sicuramente in base alle comunanze che ci sono, come dicevamo stamattina tra le barriere, e in base al grado di infiammazione, siamo riusciti a bilanciare l'infiammazione del paziente. È ottenuto una restituzione ad integrum completa, senza utilizzare cortisonici, antistaminici o altro. De, vedete eh, la prima... ...maggiore rispetto a prima, non c'è una prevalenza mucipare, le ciglia sono in buone condizioni, le cellule presentano un apparato SIS, eh, cioè una stria ipercromatica sovranucleare ben presente. Eh, assenza di elementi di flogosi come i neutrofili e anche dal punto di vista sintomatologico, il paziente eh, ha mostrato una scomparsa della rinorrea, un notevole miglioramento dell'ostruzione e una scomparsa dei disturbi intestinali, con scomparsa anche della tosse notturna. Quindi, tutta eh, eh, questa regolazione dell'infiammazione a livello generale ha portato a un'assoluta reversibilità della sintomatologia. Questo invece è un caso clinico eh, di una bambina di 5 anni, un po' sottopeso per la sua età, nata a termine da parto cesario, eh, allattamento in formula, eh, frequenza al nido a partire da un anno d'età e sintomatologia catarrale ricorrente. Ovviamente come vedete l'ambiente, non solo la nascita da parto cesario che non ha favorito sicuramente la sua contaminazione col microbioma vaginale, l'allattamento in formula che non le ha dato quelle sostanze che sono presenti normalmente nel latte materno, l'hanno deprivata no? dei fattori solubili come l'isozima, la lattoferrina e la frequenza del nido in età precoce, l'istituto di malattie infettive, lo chiamiamo noi, ha ovviamente favorito un microambiente e un macroambiente assolutamente svantaggiosi a, ad una crescita diciamo libera da patologie. Eh, la bambina soffriva di otiti catarrali ricorrenti, eh, caratterizzati da intensa otalgia, soprattutto notturna, a partire da un'età inferiore ai due anni, ostruzione nasale, rinorrea mucosa, tosse catarrale periodica, eh, spesso febbre o febbricola, russamento non abituale. La frequenza dei sintomi era di 1-2 volte al mese, anche nei mesi estivi, quindi il fatto di non avere una remissione, diciamo, al di fuori dei periodi invernali, quindi per frigerativi, ci suggerisce che la patologia poteva diventare cronica, potrebbe già essere stata cronica se a partire dai due anni fino ai cinque è stata curata, come è stato fatto dai pediatri, solo con un trattamento antibiotico e cortisonico eh, durante il periodo acuto, quindi sette giorni a dosaggio medio. Eh, come dicevamo prima, il ricorso agli antibiotici, eh, anche come vale per le prostatiti o per altro, a scopo preventivo non ha nessuna funzione. Eh, la terapia andrebbe fatta nella fase acuta, short term, ma elevato dosaggio, quindi l'amoxiclavulanato ogni 8 ore e non ogni 12, eh, soprattutto nei bambini, altrimenti sono favorite le ricorrenze e le resistenze. E ehm, ovviamente poi una terapia preventiva, cioè dovevamo far sì che la bambina non arrivasse a dover assumere l'antibiotico, cioè non, non fosse eh, un veicolo di patogeni così spiccato. La familiarità era allergica, aveva una storia di dermatite atopica la bambina nella primissima infanzia. Uh, ipofagica, quindi mangiava poco e male, l'alimentazione era piuttosto selettiva, con dolori addominali frequenti. Mm, diciamo riferito dai genitori una bambina un po' emotiva. Però i bambini elementi di stress, se non situazioni familiari particolari, non ne hanno. Quindi eh, ho cominciato a valutare tutto quello che non andava nell'ambiente di questa bambina. L'assetto immunitario TH2, perché sicuramente è nata TH2, atopica dalla nascita, familiarità allergica, deficit di Gia secretoria e lattoferrine, GG materne, microbiota poco diversificato, ricorrenza delle flogosi anche febbrili, precoce contatto con stimoli antigenici. Tutto questo, eh, perché raccolgo questo nell'anamnesi soprattutto dei bambini ma anche degli adulti, eh, mi ha portato a farmi delle domande e a eh, programmare una serie di indagini diagnostiche che non sarebbero terminate con una semplice visita, cioè quindi guardare l'orecchio, il naso, la gola, ma guardarlo in maniera più approfondita. Ho effettuato quindi prick test per allergeni respiratori, eventualmente anche alimentari, per capire un attimo perché, il perché di questa alimentazione selettiva. Generalmente faccio fare anche eh, gli esami per la celiachia. Citologia nasale, esame autoimpedenzometrico per vedere se il danno eh, infiammatorio avesse portato a un danno uditivo. Rinofibroscopia endoscopica per vedere delle cause di ostruzione di tipo meccanico ed esami ematochimici, tra questi quelli che vi ho detto, oltre agli indici di flogosi. Assetto marziale, dosaggio della vitamina D e folati. Ricordiamo che le IgG sono le immunoglobuline più presenti eh, che forniscono, laddove abbiamo un dosaggio di IgG molto basso, dobbiamo cominciare a pensare che ci sia un deficit anticorpale, costituzionale o meno, che si deve in qualche modo risolvere. Che cosa è il risultato? Sicuramente la bambina è una bambina allergica, eh, non aveva fatto i test allergici fino a quell'età, ha vari allergeni, quindi sia persistenti che intermittenti. La citologia nasale effettuata in novembre, quindi al di fuori in realtà del periodo dell'olivo e graminacea, mostrava una flogosi minima persistente, anche in questo caso. Da che cosa lo vedo? Lo vedo dalla presenza dei neutrofili, in questo caso la bambina aveva anche degli osinofili e delle masticelle degranulanti. Questo fatto in una citologia fatta a novembre, quindi al di fuori del periodo delle graminacee e dell'olivo, mi fa pensare a una sovrapposizione con una forma, una riniti associata di tipo non allergico, quindi una forma prognosticamente più grave. Una prevalenza mucipara, con la presenza di questa mucina granulare e diffusa. La presenza di eh, diciamo, ehm, biofilm batterico, quindi delle colonie batteriche organizzate, è, eh, che è quello che poi va a contaminare l'orecchio più spesso, e un epitelio ciliato, però in buone condizioni, non c'era ancora il danno cronico. Endoscopicamente presentava delle vegetazioni adenoidee di seconda classe, osti tubarici congesti, con essudato catarrale che si buttava nelle tube uditive, turbinati ipertrofici con essudato catarrale chiaro. Agli esami ematochimici, la l'AVS leggermente mossa, l'emoglobina diciamo che per una bambina poteva andare, 11, una neutropenia relativa, una sideremia un po' bassa, la vitamina D decisamente bassa, il dosaggio delle IgG leggermente ridotto, anche l'IgA secretoria e l'albumina, albumina, l albumina diciamo, nei limiti per l'età, quindi non c'era uno stato di malnutrizione. Che cosa è successo dal punto di vista eh, strumentale? che la bambina presentava quindi questi test positivi, questi livelli idroaerei nel, nell'otoscopia, che è questa quest immagine che vedete, queste bolle, no? è la presenza di muco catarro retrotimpanico, la presenza di catarro all'interno delle fosse nasali nei turbinati, le adenoidi, e un esame audiometrico già eh, che mostrava un deficit uditivo intorno al 45%. Questo mi dimostra che comunque il danno uditivo si stava già instaurando, perché erano comunque tre anni che la bambina soffriva. Un timpanogramma C quindi ci dice che l'orecchio non ventila bene. A livello citologico vedete tutto quello che vi ho descritto, quindi questa mucina granulare diffusa, la presenza di osinofili, queste chiazze di biofilm, che è ciò che ci, si vede in bluet. Eh, L'epitelio tubarico ricordiamo anche che... È un po' diverso da quello nasale perché è sempre un epitelio respiratorio, eh, però ehm, l'epitelio in questo caso diventa un po' più piatto e eh, soprattutto fino a, nella zona fino alla cassa del timpano, fino all'orecchio medio. Quindi quali erano i capisaldi adesso della mia terapia? Sicuramente controllare la flogosi allergica, la flogosi cellulare sovrapposta e la colonizzazione batterica perché la presenza di questo biofilm andava in qualche modo eradicato. Come ho fatto? Ho pensato anche qui di dare dei lavaggi a sali a pressione con sali ipertonici. Il Lavaggio a pressione è un lavaggio di tipo circolare, quindi entra da una narice esce dall'altro perché arriva nel rinofaringe e arriva nelle tube dove a noi serve per eradicare il biofilm. Ho dato un, eh, un leggero drenante, anche se una bambina, perché tutte quelle tossine accumulate. Che le davano questa sofferenza eh, anche di tipo ipoacusico, dovevano essere in qualche modo drenate, eliminate. Eh, quindi, un, un leggero drenaggio delle tossine per circa un mesetto in dose adeguata alla sua età, l'assunzione di vitamina D perché ovviamente era carente, eh, l'uso della PEA, lo stesso spray e perilla sempre a scopo antinfiammatorio topico diretto. L'uso di, ehm, di uno, diciamo un, una componente ehm, sia antinfiammatoria che cortison like, ehm, che mi ha dato dei benefici eh, nella, come dire, nella regolazione, proprio nel controllo dell'infiammazione. Togliendo il cortisone io dovevo in qualche modo dare uno sfiammante importante. sempre a cicli quindi la terapia dura circa tre mesi poi ho, ho aggiunto una, eh, una componente di batterioterapia adesso diciamo che ci sono dei ritrovati che possono essere associati e sono soprattutto utili in queste forme di otiti ricorrenti andare a dare degli spray nasalico e barriera biologica o anche eh, per bocca eh, ci danno la sicurezza che comunque il nostro cavo rinofaringeo e eh, tubarico sia colonizzato da batteri buoni. Che cosa succede? Questi batteri buoni entrano, colonizzano il cavo rinofaringeo, i seni paranasali e le tube facendo scendere dalla sedia, dalla poltrona, i batteri cattivi e rimpiazzandoli, quindi sedendosi sulla loro sedia e ricolonizzando, quindi creando un microambiente, un microbiota favorevole e sfavorevole invece al patogeno, quindi sfavorevole alle otiti. Dopo una dieta integrativa alcalinizzante, quindi importante è anche in questo caso andare a correggere le abitudini alimentari della bambina, verdura, frutta, proteine, carboidrati complessi, ristretto consumo di dolciumi e passeggiate e giochi all'aria aperta, miglioramento della sintomatologia dopo circa 20 giorni dall'inizio del ciclo terapeutico, con riduzione della rinorrea catarrale, scomparsa della tosse, miglioramento dell'ostruzione e del russamento. All'esame odiometrico c'è stata una risalita della curva odiometrica di più di 30 decibel. Il timpanogramma è diventato B, quindi l'orecchio ventila, anche se non ha ripreso ancora completamente la funzionalità. All'endoscopia, ehm, scomparsa diciamo della secrezione catarrale, turbinati rosei, le vegetazioni adenoidee per l'età di seconda classe sono nei limiti e osti liberi. Alla citologia nasale che cosa è successo? La flogosi minima persistente, lieve è rimasta. I batteri sono rari, non sono più organizzati in biofilm, l'epitelio ciliato è completamente normale, una lieve prevalenza mucipara, però non con mucina dispersa, mucina intracellulare. Tuttavia, dall'inizio della terapia non ha avuto riacutizzazioni. La paziente continua la terapia per altri tre mesi, riducendo i regimi posologici a scalare, e in sei mesi non ha presentato nessun episodio di otite. Ho terminato. Qualche domanda per la collega? Forse una domanda che voglio fare io sulla lavaggio nasale. Dimmi. Perché è, una, è sempre molto discusso. No? Noi eh, parlo da un punto di vista pediatrico. A un certo punto il discorso è: se premi la siringa fortemente puoi trasportare il materiale infetto all'interno del condotto uditivo e quindi essere insiemi diciamo una sorta di otite poi purulenta. Quindi si sono usati i depressori, quella sorta di tetteli. Allora, in L... realtà esistono dei sistemi di docce che sono, diciamo, hanno una pressione regolata, quindi rispetto alla siringa che eh, diciamo alla pressione dello stantuffo che può arrivare dove non deve, in questo caso la posizione della testa è dirimente, cioè la posizione della testa eh, quando si fa il lavaggio fa sì che il lavaggio possa fermarsi un, nel rinofaringio e entrare nelle tube uditive. Uh, se incliniamo la testa, ovviamente nei bambini, poi tutto questo è legato anche all'orizzontalizzazione ori delle tube, e, uh, comunque con una testa diciamo inclinata a 30 gradi uh, non dovrebbe esserci questo problema perché ciò che entra passa anche diciamo nella parte periferica delle tube, quindi non entra nelle tube, perché entra nelle tube se ti metti a 45 gradi nel bambino allora lo spingi nella tuba invece se ti metti a 30 gradi entra da una parte esce dall'altra cioè dalla narice inferiore facendo proprio un lavaggio circolare quindi non viene spinto dove non deve con la posizione giusta della testa i bambini non hanno neanche dolore perché molti bambini che invece mettono la testa a 45 gradi hanno dolore quando fanno il lavaggio a pressione perché la tuba che normalmente non ventila bene non si contrae bene Può dare questo disturbo e quindi il ce non lo faccio più perché mi fa male. Invece, se fatto in maniera corretta con questo sistema di pressione eh, controllato, che non è lo stantuffo della siringa, ma è un sistema diciamo un po' più lento, ehm, ecco la posizione a 30 gradi non, non dà questo problema. Eh, non è una tetarella, è una diciamo, in realtà c'è anche poi un sistema a deflussione, però. Però noi utilizziamo proprio direttamente, diciamo, la, come dire, la, il beccuccio eh, con un buco, alla fine un foro, dal quale viene fuori l'acqua direttamente. Il deflussore si utilizza o per chi ha più dolore o chi ha bisogno di un lavaggio più lento, ehm, eh, per patologie anche diverse, insomma. È diverso, perché il sistema, tipo il lavonase, diciamo... Allora, il sistema... Il sistema è qualche volta, soprattutto se hanno anche una poliposi nasale o per esempio i bambini con la fibrosicistica lo utilizzano, preferiscono utilizzare questo perché è un po' più lento e poi regolare il flusso. Quello a pressione è un po' più, diciamo, non violento, perché comunque però è un po' più intenso. Mm. Però in questi casi sì. Invece la tua valutazione all'inizio la prima visita e dopo i tre mesi della cura della bambina, mm. cioè l'aspetto generale, il comportamento o anche la parte diciamo, emotiva come eh, accennava? No, non c'era allora, loro attribuivano all'emotività questi ricorrenti mal di pancia, eh, questi dolori addominali, ma a mio avviso era uno squilibrio legato proprio al fatto che avesse un'alimentazione molto selettiva e non corretta. Eh, quindi anche l'alvo era un po' diciamo alterato. Invece con la dieta cioè lì è bastata la dieta, nel senso che meglio, alcalinizzando, cioè, certo, certo, sicuramente sì. Io ho detto anche di farla fare i giochi all'aria aperta piuttosto che stare al chiuso, quindi l'ho consigliato non solo per la vitamina D, ma anche per un fatto umorale. Andiamo avanti? Allora, allora. Grazie, grazie Marilena. Ecco Rachele.

No, devo aprire questo. Perché, eh, la Al termine della, del caso clinico di Rachele le eventuali domande ci saranno. Ci saranno le domande ECM che ci. Allora, ehm, rapidamente adesso io invece vi faccio svegliare. Eh, bisogna che lavorate un po' voi, perché io sono abbastanza stanca. Allora, io vi ricordo che quando chiesero a Einstein quale fosse la velocità del suono, egli rispose: Non ricordo un'informazione del genere a memoria. Si possono trovare facilmente. C'avete Google? Lo scopo dell'istruzione non dovrebbe essere ricordare molte cose, bensì insegnare a ragionare e questo è il mio principio. Uh, a me non interessa ricordare uh, la dosaggio, la cosina, perché quello me lo posso andare a rivedere in qualunque momento, ma se non so impostare le cose, le mie nozioni non hanno significato. Ed ecco qui che io vi ricordo che il sistema intestinale è un sistema complesso e come nel Tempio greco se una delle colonne cede anche solo impercettibilmente il frontone cade in maniera tremenda e che non c'è una patologia che nasce da un giorno all'altro ma è tutto un divenire verso una patogenesi se noi non, abbiamo, non andiamo a bloccare tutti questi fattori, tutti questi sintomi che sono causati no, da un ambiente e io scrivo e la genetica allora è ovvio che c'è la genetica, l'ambiente apre delle eh, fragilità e si esprimono ognuno al, nel suo modo ed ecco qui che io incomincio a portare il caso di questa mia paziente che è una donna di 45 anni in premenopausa. Stipsi ostinata da sempre, di digi un ristorante quindi non ha tempo di andare in bagno. Quindi ha anche una situazione eh, diciamo di cattive, eh, i, i, cattive abitudini. C'è diciamo. falea da molti anni e in famiglia c'è l'allergia al nickel. Io richiedo degli esami funzionali per vedere effettivamente se c'è, vista l'età, se c'è qualcosa che io devo sapere per vedere di, di fare una diagnosi differenziale. Chiedo zonulina, calprotettina, alfalastase e coprocultura. Allora, la zonulina viene 156, diciamo considerata normale, zonulina fetale intorno a 100. Calprotettina 245, test delle disbiosi, l'indicano è 15,4 e lo scatolo è nella norma. Cosa vuol dire questo? Qual è il problema che appare sulla paziente? Il primo problema. Diciamo, diciamo che la zonolina ci dà un'indicazione un sulla liquigud. La vogliamo dire? Avrà solo liquigud? Quale sarà la causa della liquigud? È chiaro che io ho lo scatolo, l'indicano alto vuol dire che ha una disbiosi alta. Ci può stare con la Likud, ci può stare perché se c'è qualcosa che disturba a livello immunitario il problema del microbiota è proprio alto e aggiunge il peso da 500 sul, sul, sul problema immunitario. Ricordiamoci che tutti i linfonodi stanno nella parte alta dell'intestino, nella parte bassa ce ne stanno pochissimi, quindi tutto il gioco immunitario del MALT va fatto sopra, va fatto eh, nella parte alta. Allora io che faccio? Quali esami richiedo? O poi soprattutto ritengo importante che lei mi dica che in famiglia c'è l'allergia al nickel. Che esami chiedo a questa paziente? Lei ha una Ligy Good. Io gli ho chiesto patch test e prick test. Perché l'allergia in senso generico, ok? Quindi io mi butto sulla parte allergica. Non ha significato per me eh, andare a vedere quali sono le patologie infiammatorie, lei non me la presenta quel problema, lei mi presenta un puro problema di barriere e quindi io ipotizzo che ci possa essere qualcosa che lei prende e assume che a contatto con la barriera, poiché c'è una reazione immunitaria alterata, crei questa problematica di eh, permeabilità di membrana. Quindi vado avanti. E come la curo? Perché nel frattempo che lei mi porti, paccia testa eccetera, io è ovvio che gli dico, dobbiamo fare diagnosi, però io intanto una cura gliela do. Allora, prima di tutto gli do un fitoterapico a mare e una dieta di esclusione, vuol dire che io gli elimino. Latte, latticini, pomodoro, solanace, eh, adesso non c'è più il nostro amico, eh, gli elimino i fritti, i soffritti, gli alcolici, tutte quelle cose che in generale possono danneggiare. Se io ho una bella squadra di canottaggio e ho sette canottatori forti, non ci posso mettere l'ottavo scrausetto, perché quella squadra non vincerà mai. Quindi anche l'alimentazione mi deve aiutare. Un periodo breve gli elimino le cose che in generale mantengono. Un, un disagio, poi gli do un fitoerapico sistemare, glielo do perché quel fitoterapico di cui abbiamo parlato c'è la Bosveglia, c'è il butirrato, c'è il carciofo, c'è il tarassaco. Io gli do una, in una sola compressa qualcosa che gli può aiutare intanto il sistema. C'è la glutammina per le junction, poi gli do <coughs> la modulazione della membrana, quindi gliela modulo anche con il ripristino del microbiota. Quale quale microbiota gli devo ripristinare? Cosa sceglierò per questa paziente premenopausa, 45 anni, con un'alterazione disbiotica alta? bacilli. Io inizio con i bacilli. Quando c'è questa impronta, poiché io... Uh, gli do anche l'aiuto nella sterula genitale e inizio con l'atto bacilli. Non finirò sempre con l'atto bacilli perché anche le cose buone troppo stroppiano, però all'inizio gli do l'atto bacilli. E qui ce n'è un'altra, viene un'altra signora, e dice: Una musicista, 50 anni, da sempre allergia stagionale. Da due anni disturbi vari gastrointestinali. Prima no, prima digeriva pure i sassi non sempre costanti comunque, non riesce a legarli ad alimenti specifici, cioè gli occhi okay, gli chiedo ma eh, hai disturbi quando mangi una certa cosa sempre la stessa? No. Ops, eh, che cos'è questo? Ecco, allora, marito il biologo, gli ha somministrato integratori di flora senza miglioramento stabile. Questa per dire che ormai l'integrazione di flora, anche buona, la fanno tutti. Però se tu non lavori sul bioma, quindi se non sai qual è il problema, l'integratore di flora, non so, gliele dai 10, forse una attecchirà, ma tutti gli i 9 non trovano l'ambiente adatto. Quindi la zonolina esce fuori 156, la calprotettina 57. Posso pensare a un problema di allergia? Quindi di grosse reattività? Quindi di problematica che sta allargando, ma è la sua problematica di base, cioè la sua allergia di base? Perché no, questo ha una Allora, considerate che io gli chiedo anche sempre il disbiosi test. Non c'è nessuna problematica, quindi la flora batterica è dal marito l'ha mantenuta in equilibrio come bioma, ma lei sempre come microbiota, però lei sempre il problema ci aveva perché? Perché il problema non era quello. Bisogna andare a vedere effettivamente a che cose allergiche e fare i prick test. Perché i prick test danno una eh, modalità di allergia diversa da quella che uno può vedere dosando le IgE nel sangue. Ok? Quindi che cosa faccio? Pulizia del bioma, utilizzo la pecchinina di mele e il miagnesio come vi ho insegnato prima perché è la cosa più eh, leggera, più semplice e la paziente non aveva neanche tutti questi sintomi. Rafforzamento delle junction: faccio il fitoterapico e l'alimentazione, quindi elimino dalla, dagli alimenti le cose a cui, eh, che possono dare fastidio in attesa di avere il prick test. Inquadramento possibile dell'allergia, quindi gli do dei test e poi gli metto il microbiota e l'esclusione dagli allergeni, quelli che lei sa. Scusatemi, che microbiota gli do a questa signora? Donna 50 anni? Completo. Era, scusatemi, era perfetto. Io proprio perché viene da me gastrenterò un, un integratore di fiola glielo devo dare, però non ho, non ho motivo per dargli un selettivo, non ho motivo per prendere una cosa rispetto a un'altra. Gli do un integratore che abbia un po' tutto in modo tale che lei mantenga la sua e non glielo do per tutto il mese, glielo darò una settimana dieci giorni al mese. Non c'è bisogno di esagerare. Tutto quello che noi diamo in più viene buttato. Siccome sono soldi, Esagerare mi sembra inutile. ecco ce n'è un'altra. Allora, donna 60 anni, cistiti recidivanti e vari cicli di antibiotici, quindi e flora batterica perché dopo gli antibiotici la flora batterica la prendeva. Le cistiti però tornano sempre e i problemi aumentano. Questa signora presenta una zonulina di 168, una calprotectina di 115 è positivo il sangue occulto e ha una disbiosi alta, l'indicano è 15. Che devo fare con questa signora 60 anni? E eh, io devo chiedere per forza. Allora, anche se io faccio medicina integrata e se io magari penso che il 70% delle coloscopie nelle persone giovani, siccome non, non si sa... Come risolvergli i problemi, gli chiedono sempre. Gli dicono: Beh, comunque, io mi sono messa tranquilla come medicina legale, gli ho tolto. Eh? A lei, 60 anni, sangue occulto, amori miei, la coloscopia. Anche perché, scusate vi faccio notare che lei ha la calprotettina 115, vuol dire che la sua tendenza è comunque infiammatoria. Vi ho fatto vedere che nelle leaky good, quindi nei problemi di membrana e di barriera, non necessariamente c'è l'infiammazione. Quindi quando lei infiamma sangue occulto positivo, adesso è 115, ma 15 giorni viva poteva essere 800. Ok? Ma se, per, se si prende un virus può essere anche 1500. La tendenza che lei ha è sempre infiammatoria, infiammatoria e lo stimolo infiammatorio a lungo termine forma polipi infiammatori precancerosi quindi io come minimo mi aspetto che magari un polipetto ce lo possa avere e io faccio del bene alla paziente togliendolo prima che degeneri Però ok prima della lontoria, che la fatta, sì tesoro perché la ehm... colposcopia la, la coloscopia la faccio come medicina preventiva come, come diagnosi precoce gliela faccio perché lei ha dei fattori di rischio e infatti il polipo l'ha trovato non è terapia quella. No, dire, è pericoloso, è un esame invasivo, la quindi fatta, non tu. Ah, tu dici certo, certo, la paziente. La... Allora, eh, questa non è un'infiammazione di questo tipo, però certo, la paziente dal mio studio esce fuori con la terapia e ve la faccio vedere, con l'indicazione comunque, di una coloscopia. Allora, ricerca dei segnali di allarme. Quali sono i segnali di allarme? Io lo dico sempre ogni anno, ma quest'anno non abbiamo valutato. Cioè vedo se la paziente è scesa di peso, se l'ha visto sangue nelle feci, se le feci ogni tanto hanno avuto muco o gas, quindi ha degli alvi molto, mh, molto alterati e, eh, e valuto il rischio di carcinoma, per forza l'abbiamo detto però che la coloscopia la farà fitoterapico per sfiammare e, di, e la modulazione della permeabilità. Perché questa paziente ha la Leaky Good? Noi abbiamo visto paziente allergica, eh, perché ce l'ha la Leaky Good? Si può avere una Leaky Good isolata? C'è cioè una tendenza personale a una delicatezza di questa funzione di membrana? Sì, io la trovo in tutte le in famiglie io trovo famiglie in cui dalla nonna alla madre al nipote hanno la li quindi potrebbe essere chiaramente se fosse, fosse venuto un bambino avrei eh certo avrei fatto magari altre altre considerazioni però questa ha proprio una sua tendenza personale quindi a prescindere da da cose che in quel momento cioè a lei tutto fa male tutto quello che gli fa male crea alterazione di membrana. Eccola qua, donna a 26 anni. Sintomi lievi ma ingravescenti nell'ultimo anno, familiarità genetica per celiachia, MTFHR alterato in monozigote. Allora, è una donna che sostanzialmente sta bene, viene perché, perché? perché ultimamente i suoi sintomi si sono aggravati, ma guardate qui, allora ha una disbiosi negativa perché lei chiaramente fa flora batterica, però ha una candida positiva, quindi vuol dire che non riesce a compensare, c'è qualche altra cosa, zonulina 762. Secondo voi qual è il fattore che io devo contenere in considerazione e perché vi ho messo due volte l'MTFHR alterato? Allora, eh, quali esami faccio? Allora, tu eh, quali esami richiedere? Tu vai a valutare la genetica che lei ti riferisce, la celiachia. Mi pare, mi pare giusto perché 720 di zonulina ci può stare, insomma. Eh? Poi una donna giovane, la celiachia sappiamo che può avere anche disturbi molto subdoli. Eh, e quindi magari il peggioramento dei sintomi ingravescenti li potremmo dare alla candida? Sì, ci può stare, perché lei dice prima stavo bene, poi erano saltuari i miei disturbi, poi adesso sono... È chiaro che a un certo punto la candida... Spesso si attiva quando la zonulina è molto alta perché, come il fuoco amico, cioè lei vede che c'è una situazione di labilità, si attiva perché forma un'altra parete, una parete sopra la parete. E io spesso trovo una candida attivata in una zonulina molto alta, quindi una permeabilità, una liquidità molto importante. In quel caso, la candida non è eh, la cattiva della, della situazione, cerca di salvare il salvabile anche se poi dà disturbi. Quindi è chiaro che io vado a valutare la sua familiarità per celiachia. Eh, adesso eh, mi, mi metto, dico una cosa che è contestabile però io faccio così cioè poiché è difficile capire Uh, se c'è una gluten sensitivity in una Likigud così importante, la gluten sensitivity è praticamente sicura perché il glutine è tossico per tutti. Figuriamoci per una che ha una di poco difesa, no? una picco, poca barriera tra quello e il malt. Io faccio anche la genetica perché? Perché intanto faccio cut off 50 e 50. Può avere la celiachia? Sì, perché genetica positiva, potrebbe anche essere gluten sensitivity, potrebbe anche non essere poi quella, però sì. Genetica negativa, almeno elimino il discorso celiachia e mi punto su gluten sensitivity: perché faccio questa differenza, secondo voi? Brava. cioè Se quella è celiaca io gli devo dire tu da adesso in poi mai più il glutine nella vita, quando c'è gluten sensitivity se io trovo il modo per rivalutare, per rimettere a posto, in equilibrio, eccetera, è possibile desensibilizzare ed è possibile poi dargli una dieta dove il glutine deve essere poco rappresentato come in tutte le nostre diete, però una dieta non così condizionante come una dieta priva di glutine. Okay? No, no, però ti dice che la paziente non può essere celiaca. Se è negativa, se è negativa. Se negativa, no, no, se no, no, io ti ho detto, io faccio in, in due. Okay. In un gruppo non mi preoccupo di celiachia, perché quella è negativa. Nell'altro gruppo posso andare a, devo andare a rivalutare comunque sia celiachia che gluten sensitivity, perché il 50% delle pazienti con gluten sensitivity, cioè con una situazione io posso recuperare. Ok, è comunque positiva come genetica, ma non necessariamente celiaca. Quindi io mi, mi sono fatta queste forme anche per una mia eh, organizzazione proprio nella gestione nel tempo della paziente. Sicurame, sicuramente la gastroscopia la fa prima di, prima di togliere il glutine dalla dieta, perché altrimenti la biopsia dei villi verrà negativa indubbiamente. E poi la mia terapia. Allora, io personalmente non credo negli anticorpi anti antidioniso, glieli faccio fare ma non, non mi ci baso. Certo, se sono alti, è chiaro che quelli sono ancora più dirimenti, ma non mi ci baso, no? Sinceramente sono... Eh, eh, mh, eh, io, io tendo no 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 io tendo a fare prima genetica mi faccio la mia faccio la mia eh, cosa e poi, poi la... ma allora esiste allora esistono forme sfumate in cui non ci sono neanche l'abbassamento dei villi ma ci sono solo un infiltrato linfocitario a 100 linfociti per campo più di 100 quella è la Sì, però è anche, la è anche compatibile con la celiachia. Quindi io, dall'istologia del duodeno, ottengo moltissimo. Più dell'anticorpo, sinceramente, perché l'anticorpo potrebbe beccare anche un periodo in cui la paziente non ha preso tanto, cioè non, eh, non ha quella re re reazione lì, però ha un altro. Io non mi baso sugli anticorpi. Questa è una mia idea. Allora, modulazione della permeabilità, dieta di esclusione e riequilibrio del microbiota. Chiaramente gli faccio l'atto bacilli, ma gli faccio anche il Saccharomyces, quindi ci sono prodotti che hanno tutto, compreso il Saccharomyces. In questo caso, anche se il problema è alto, io vado a scegliere l'altro prodotto perché c'è il Saccharomyces, perché certo non gli do un antimicotico, ok? Quindi è chiaro che io devo andare per competizione a scalzarli a fargli ritornare la candida indietro. Sì. dell'MTFHR allora sì brava brava mi sono, di, mi sono dimenticata questa amplifica bravissima io infatti quel, quel gene spessissimo sì, amplifica la tendenza all'infiammazione e, e io quel, quel gene lo faccio spesso anche se trovo soprattutto problemi epatici perché poi alla fine la metilazione è una è una Uh, è un um, corredo enzimatico epatico di desossificazione e do un prodotto che hanno fatto anche loro, un prodotto molto buono, quindi non do solo folico metilato, ma do proprio donatori di metili e in quel caso mi aiuta tantissimo ad, ad aiutare a schiamare la persona. Allora, questa signora, l'ultima, ha 30 anni, una vita regolare come tutti, a volte mangia male, ma non sempre. Uh, qualche aperitivo, ma nulla di esagerato. Ultimamente evito di uscire, di mangiare fuori anche al lavoro, è imbarazzante perché ho continua fraudolenza. Ok, questo è un sintomo molto particolare. Ehm um, Fraudolenza. Eh, allora, la, per la donna è un sintomo tremendo. Una persona può, può non uscire più di casa se ha questo, cioè può avere a imbarazzo a lavorare nella scrivania insieme a un altro. Sembra una stupidaggine, ma è un sintomo importante. Infatti lei viene fondamentalmente per questo, perché dice che poi alla fine non è che poi sta così male, no? Non pensa di esagerare o di sbagliare. Eccolo qua, zonolina 73. Normale. Calposettina 323, sangue occulto positivo, indicano 20, scatolo 44. Lei ha una disbiosi media, moderata, alta, ma grave nell'ultima nell parte dell'intestino. Allora, questa che è venuta con la fraudolenza, sì. <ride> cioè io l'ho ascoltata, oh, oh, che ho scritto qui. Uh, ho riflettuto sulle sue cose perché è una persona giovane, non dovrebbe avere quella problematica così importante, soprattutto per le sue abitudini che poi non sono così, uh, così particolari, no? eh, ho riflettuto e sono andata a vedere se c'aveva la colite ulcerosa che in effetti ha. Chiaramente per fortuna una situazione in quel momento di remissione, però ricordatevi che le malattie IBD hanno delle pusse come tutte le malattie autoimmuni, quindi tu puoi vedere la persona in un momento di parziale remissione e il giorno dopo ti, ti caga sangue e, e va di brutto all'ospedale e gli tagliano. Un pezzo di intestino quindi per evitare questo, quando ci sono dei criteri di allarme che sono anche giovane età, abitudini che non corrispondono poi a, a una particolare. Io penso che allora, in questo caso, invece di perdere tempo, cominciare a fare vediamo se stai meglio. Io la pulizia dell'intestino gliel'ho data, lei si è fatta la sua bella conoscopia, la diagnosi adesso facciamo medicina integrata. Perché è chiaro poi che quando si fa una diagnosi ben precisa di IBD, noi abbiamo delle evidenze in medici medicina che non puoi ignorare perché dico l'idrolucerosa a parte se può morire però poi anche avere una cosa invalidante, cioè taglio, sacchetto e tutto quanto, quindi è chiaro che io ho incominciato con lei un discorso molto gentile di continua pulizia, di donatori di, eh, di flora batterica, anche perché invece nella medicina tradizionale, e questa è una cosa di cui mi dispiace molto, quando si fa diagnosi e si fa diagnosi precisa non si pensa più a niente. Visto che io gli do l'asacol o il clipper in cortisonico, faccio il mio dovere, cioè gli salvo la vita e non me ne importa niente se c'è una disbiosi, se questa continua a avere fardolenza, se i disturbi ce l'ha ancora, perché io ho fatto diagnosi e faccio la terapia opportuna, mentre invece proprio in questa persona la medicina integrata può dargli una qualità di vita molto migliore. Grazie, questo è il mio canto. Il cane di Rachele ha partecipato alla nostra lezione, eh, volevo mettere anche l'altro, ma adesso allora ci sono che... domande. Sì, dottoressa, volevo chiederle in merito al primo caso clinico che ha presentato, quello della persona che aveva la disbiosi con il solo indicano. Sì. In quel caso dove si può aspettare una sibo, lei dà immediatamente anche i fermenti lattici nonostante eh, in questa condizione siano controindicati in una fase iniziale di terapia. Allora. Mh, non... E se sì, in che modo poi c'è cioè, fa una terapia? Sì. Breve. Perché tu dici che sono controindicati i fermenti lattici in una sibo? Perché generalmente da protocollo si presuppone che c'è una sovraccrescita di batteri generalizzata nel tempo, ma tenue, non di lattobacilli. In genere, a volte anche quelli. No, allora trovate... i lattobacilli nella SIBO non ci sono, per questo c'è un overground batterico, perché non c'è più l'acidificazione dell'ambiente. Quindi io glieli do, io pulisco, io do un sistema di pulizia esempio, nella Sibo, nella SIBO un, po più, un po' più aggressivo rispetto alla, alla pettina di mele, ma i lattobacilli glieli do. Quindi da subito? No, in realtà eh, scusate, io faccio sempre così: io vedo la paziente, tempo che loro portano, eh, mh, tempo che loro vanno a fare questi test che io gli richiedo, quindi i tempo ai 20 giorni, io pulisco l'intestino. Adesso la pulizia dell'intestino che già molto fa perché allontana tante cose, io la do a seconda della paziente, la faccio più delicata, più aggressiva, utilizzo dei salicilati piuttosto che la pettina di mele, eccetera. Quando la paziente mi porta il suo risultato, io sono già avanti nella mia situazione, quindi io la terapia gliela do, però sinceramente non ritengo che dare il lattobacilli in una SIBO sia peggiori. Non l'ho mai provato e non, e non ritengo che sia così. Lo faccio tranquillamente. C'è qualche altra domanda? No? Ok. No. Te ne volevo fare una io, ma sì. forse è fuori luogo, sulla zonulina. Eh. In relazione oggi alle indicazioni anche date da Fasano, che può essere... Allora, a meno che non ci siano chiari indicatori per cui il problema è intestinale e allora la chiedi solo mm. fecale... Può avere senso chiedere anche una zonulina ematica mm. per vedere se c'è un danno? Allora, eh, sulla zonulina ci sono pareti contrastanti. La zonulina fecale è la cosa più sicura perché lì, da lì viene e non si scappa. Quando tu vuoi fare un marker di permeabilità di altri tipi di distretti e... Eh, non è, non è sicuro. Allora io pensavo, allora bisognerebbe fare entrambi e fare una differenza per dire quanta quota può derivare da, comunque da intestino, da cose, e quanta quota deriva esclusivamente da altri distretti. Però devo dire che i, i marker, come si sta cercando i marker della permeabilità capillare, Pasano diceva permeabilità capillare, zonulina non è per la permeabilità vitale e si è trovata quell'altra proteina così anche in altri distretti secondo me bisognerebbe cercare qualcosa di più specifico per essere sicuro che cioè per fare diagnosi con quella mentre nel, nell'intestino invece di fargli fare il test allattuloso e mannitolo che è un test pesante e, e fastidioso la zonolina fecale è abbastanza indicativa insomma è più facile e veloce grazie mille ci sono... Volevo sapere se la signora aveva risolto le cistiti, quella di 60 anni. La signora ha risolto le cistiti eh, anche con l'aiuto della ginnastica eh, del pavimento perrico perché la signora non aveva poi così eh, grossolane problematiche. Quindi il suo problema era che aveva fatto troppi antibiotici e quindi chiaramente il microbiota se n'era andato via per la tangente e aveva una lassità, della, aveva praticamente un prolasso uterino quindi c'aveva una situazione, magari anche il calo degli estrogeni aveva favorito quindi poi alla fine le cistiti le abbiamo risolte non solo rimettendo a posto l'intestino e quindi di conseguenza piano piano anche l'ambiente vaginale e quindi di conseguenza l'abbiamo risolta col Canberri, col Cistoman col col dimannosio ma proprio a due grammi al giorno proprio per evitare no? Per mantenere soprattutto questo rinocultura che prima aveva un milione di colonie poi incomincia a avere 300.000. allora io dicevo resistiamo bevi tanto vitamina C dimannosio due grammi andiamo avanti se noi riusciamo a portare avanti il suo sistema immunitario si riprende e quindi lo combatte da solo, tanto più che le cistiti, che sono per la grande maggioranza eh, da coli. Il coli fa il 75% di vitamina K nell'intestino, quindi non è un germe cattivo. Diventa cattivo lì, evidentemente si instaura una tolleranza in vescica e noi, se potenziamo il nostro sistema immunitario, togliamo questa tolleranza. Ok? Basso. Bene, se sono finite le domande possiamo ufficialmente chiudere la giornata. Ringraziamo i presenti e anche quelli presenti online, che sembra siano almeno una quarantina, quindi con molta pazienza ci hanno seguito per un'intera giornata e non è facile seguire oltre le 3-4 ore, quindi è stato veramente un grande impegno. Vi ringrazio tutti, vi do l'appuntamento al 10 dicembre, quando la sessione sarà in webinar per tutti. Sarà online anche per noi. Quindi noi poi ci vedremo di persona l'anno prossimo. Vi ringrazio, ringrazio i relatori e ringrazio come sempre la dottoressa Floriana Esposito che viglia. Allora vi lascio vi lascio Allora vi distribuisce questionari